C'è la voce, che la suggestione che Mourinho potrebbe allenare la Roma. Sarebbe alla un ottimo Roma? Allenatore della Roma? La Roma è una grande squadra, però non lo so, deve chiedere a lui. Io non lo so, però una squadra grande è sempre stato, per quello dipende dell'obiettivo e della voglia che ha Mourinho di allenare o no la Roma. Sarebbe una sfida allettante per lui? Tu che lo conosci? È una piazza difficile, no? Sempre dicono che è una piazza difficile a Roma, però credo che ha più soddisfazione quando anche si vince, no? Come vede da portoghese invece Cristiano Ronaldo alla Juventus, se la Juventus passerà al turno di Champions? Bene, sempre Cristiano è il numero uno, per quello lo sta dimostrando qua in Italia, un'esperienza diversa dopo aver giocato in Inghilterra e Spagna. Credo sicuramente si sentirà più completo dopo giocare in Italia. Cosa ne pensi di Zaniolo? Grandissimo, io credo che ha qualità. Per quello deve seguire su cammino per fare una grande carriera. Luis, da ex interista, cosa pensi invece della vicenda Icardi? Sarà gestita bene? In risposta, io no, non sono in mezzo, per quello lo che credo che è importante è alla fine che la società e il giocatore si intendano per il bene di tutti. Ma come si parla anche di Real Madrid, scusa, per Zaniolo? Tu lo vedresti al Real Madrid? Io non so, io posso parlare di fuori, perché io adesso non sono tanto seguendo le società o il mercato. Però quando si tratta di un giocatore bravo, pues, logicamente le grandi squadre lo vogliono acquistare. Mourinho, consiglieresti un ritorno all'Inter o un approdo alla Roma? Guarda, come giocatore, ex giocatore dell'Inter, all'Inter logicamente, però non lo so, quella è sempre una decisione personale, dipende dalle opportunità. Secondo te l'Inter andrà fra le prime quattro in Champions? Sicuramente sì e spero che sì. Invece okay? La Juventus la vince la Champions League con Cristiano Ronaldo? Per me è uno dei favoriti adesso per vincere la Champions, credo che c'è, dopo questo confronto con l'Ajax, se passa un rivale anche favorito di giocare, però adesso si mette più attrattivo la Champions, la parte finale con grandi squadre, però sicuramente la Juve è uno dei favoriti. Come può battere l'Ajax rimanendo proprio alla strettissima attualità? L'Ajax ha dimostrato che è una squadra veloce, con giocatori giovani di qualità, come sempre ha avuto, però io credo che l'esperienza e anche la storia nella Champions può influire in questi due confronti, anche perché dopo l'eliminatoria contro l'Atletico Madrid sicuramente la Juventus già starà più attenta alla partita fuori casa, perché dopo il risultato che ha avuto a Madrid sicuramente adesso siano più concentrati in relazione alla prima partita, no? Prima partita.